It would have made more logical sense to give a somewhat simpler talk on the body. Avrebbe avuto più senso fare un discorso semplice sul corpo. But we'll do that tomorrow. Ma lo faremo domani. Today we look at something fundamental. Oggi tratteremo qualcosa di fondamentale. So what is this entire samsaric existence constructed upon? Allora, di che cos'è questa intera esistenza samsarica che viene costruita? Su cosa è costruita? Yeah. And what is the ground of our practice? Qual è il terreno della nostra pratica? On what is the practice established and on what does it develop understanding? Su che cosa viene stabilita la nostra pratica e su che cosa si sviluppa la nostra comprensione? And from what are we liberated? Da che cosa siamo liberati? Anybody, what is this? What is the ground of samsaric existence and also the ground on which our practice is established and through which we develop understanding and from which we are liberated? Qual è il terreno di questa esistenza samsarica e su quale terreno si sviluppa la nostra comprensione in modo che noi riusciamo a liberarci? Yes. It's another group of five things. Ecco, è un altro gruppo di cinque cose. Yeah. So, perhaps one should organize a sequence of talks on the number five. Magari era per organizzare questo gruppo di discorsi su argomenti di cinque gruppi, vabbè. So, of course I'm talking about the five aggregates. Allora, naturalmente mi sto riferendo ai cinque aggregati. What they are commonly referred to as the five aggregates of clinging. Che comunemente vengono chiamate i cinque aggregati dell'attaccamento. Okay, but before that we go back a little bit. Ma prima torniamo indietro di qualche passo. Let us say that in Buddhist understanding there are two orders of reality. Allora, diciamo che nella comprensione buddista ci sono due diversi livelli di realtà. So there is the conventional reality. C'è la realtà convenzionale. The world as it appears to us and which we interact with in our quotidian lives. È il mondo così come ci appare e con il quale noi interagiamo durante la nostra vita quotidiana. And then this world of what the Buddha calls the ultimate realities. E poi c'è il mondo di quelle che il Buddha chiama le realtà ultime. This other order of reality. Che è proprio un altro livello di realtà. So, conventional reality is built up out of concepts. Allora, la realtà convenzionale è costruita da concetti. Of mental constructions and ideations. Costruzioni mentali e ideazioni. Ideazioni. Okay. So, what are these concepts? E che cosa sono questi concetti? Everything. As we understand it in a kind of superficial way. Sono qualunque cosa, tutto quello che noi capiamo in questo modo superficiale. So there are conventions about which we have a kind of common agreement.
Cioè, sono delle convenzioni su cui tutti siamo d'accordo. Something that allows us to point and to communicate. Qualcosa che ci permette di indicare le cose e di comunicare. Our entire language is nothing but an organization of such concepts. Il nostro linguaggio non è nient'altro che un modo di organizzare tutti questi concetti. So these are all the nouns of the language, huh? Questi sono tutti i nomi Yeah, del sostantivi, linguaggio, i yes, sostantivi del so linguaggio. everything you can point to, Bells, books, floor, house, roof, trees, cars, including of course abstract concepts like time and place and ownership and of course self. Quindi qualunque parola noi usiamo per indicare le cose, la campana, l'albero, la casa, anche cose astratte come la proprietà, il tempo, lo spazio Also, e noi stessi, self, il yeah? sé. So they are a kind of mental construction. Quindi questo è un tipo di costruzione mentale. Okay. Now, when we say tree, for example, Quando diciamo albero, per esempio, we are pointing to something. ci stiamo riferendo a qualcosa. But what are we pointing to? Ma a che cosa ci riferiamo? Even just on a conventional level, well, so in a visible sense, what we are talking about are certain organization of colors and shapes and forms. Allora, da un punto di vista visivo, noi ci stiamo riferendo a un'organizzazione di colori, di forme. Yes, eh? Colors and forms, yes. And then even on a conventional level, we are talking about something that is composite. E anche a un livello convenzionale stiamo parlando di qualcosa che è composto. Because we are talking about something with roots and a trunk and bark and branches and leaves and fruit and flowers, and this thing together we call a tree. Perché stiamo parlando di qualcosa che è radici, tronco, corteccia, rami, foglie, fiori, frutta e tutto questo insieme lo chiamiamo albero. Now the trouble is that the concept is static. Il problema è che un concetto è statico. Tree doesn't change, it's just that one single fixed designation. Cioè, albero non cambia, è quel modo di designazione che è fisso. Ok, but the tree is also a living entity. Ma l'albero è un'entità vivente. Which also means that it is an unfolding, a sequence of unfolding processes. Questo significa che è anche una serie di processi che si dispiegano. There are a sequence of interacting systems, the root system and the trunk system and the process of producing chlorophyll. These are all interconnected dynamic processes. Ci sono molti processi interconnessi e dinamici che formano questa entità, come le radici e il tronco, sono tutti dei processi in divenire. Now, when our perceptions are filtered through concepts, Allora, quando la nostra percezione è filtrata attraverso i concetti, which they are to a great extent, il che molto spesso lo è, then we get a very distorted view of things. noi abbiamo una visione molto distorta delle cose. Because concepts appear or make it appear as though the world were stable. Perché i concetti ci fanno sembrare le cose del mondo come se fossero stabili, Distinct, distinte, independent, indipendenti, solid and substantial. e solide e sostanziali.
and long lasting. e che durano nel tempo. So what we don't see Quindi quello che non vediamo is the dynamic nature of the underlying unfolding processes that constitute this so-called conceptual reality. è la natura, invece sempre in movimento di questi processi è insostanziale, è la loro che crea So what we don't see are the underlying dynamic quello che processes non on vediamo. which the conceptual framework is built up. Quindi quello che non vediamo sono queste realtà sottostanti e dinamiche su cui vengono costruiti i concetti. Okay. So when the Buddha talks about ultimate realities, it is these underlying processes to which he is pointing. Quando il Buddha parlava di realtà ultime, intendeva indicare proprio questi processi che sottostanno. The mere material and mental phenomena upon which the world of concepts is constructed. Cioè i puri fenomeni mentali e fisici sul quale è costruito il nostro mondo. The mere sense impressions out of which the sense of sight and solidity is built up. Queste pure impressioni sensoriali sulle quali poi sono costruiti questo senso di solidità. And so the eyes are very misleading in a way. Quindi l'occhio in qualche modo è ingannevole. Yes, and we know that already in a way from particle physics, no? E noi questo lo sappiamo già in qualche modo perché ce lo dice la fisica quantistica. Because this appears like something solid and stable and fixed and determined and outlined and separate, but we know from an electron microscope that it's nothing like that. Perché a noi questo ci sembra un'entità ben definita, separata, solida, che dura nel tempo, però sappiamo che sotto il microscopio e invece non esiste niente del There's genere. a chaos of particles, no? È un caos di particelle. And it is the speed of the movements that give the sense of density. Ed è la velocità del movimento che crea questo senso di densità. And the electrostatic forces that are created because of the various interactions. C'è la forza elettrostatica che si crea da queste interazioni. There's a lot of empty space there. Ma lì c'è un sacco di spazio vuoto. So we know in a certain sense that the perceptions that we get through our senses are hallucinated. Quindi in qualche modo noi sappiamo che quello che arriva alla nostra percezione sono delle allucinazioni. So now when we come to the practice of meditation, Quindi quando arriviamo alla pratica della meditazione, the question becomes, what do we experience when we experience ourselves with mindfulness? la domanda è che cosa sperimentiamo quando sperimentiamo noi stessi grazie alla consapevolezza? In the beginning, we still experience things in terms of concepts. All'inizio ancora sperimentiamo queste cose in termini concettuali. When we talk about rising, falling, or the abdomen, this is still conceptual. Huh? Quando parliamo di salire e scendere o di addome, questi sono ancora dei concetti. But then the invitation is to look closely. Ma infatti l'invito è quello di guardare più da vicino. Because the question is, what do we mean by movement? Perché la domanda è che cosa si intende per movimento? Some specific sets of sensations are unfolding there. Ci sono delle particolari serie di sensazioni che sono sempre in divenire. And this is what the Buddha is referring to as the ultimate realities, the bare material and mental processes upon which we then fit these fixed concepts. E il Buddha si riferisce a questo tipo di sensazioni con realtà ultime,
che sono queste cose su quali poi noi costruiamo questi concetti fissi. Movement is an idea in the mind. Il movimento è un'idea che è nella mente, Abdomen is just a mental construction. mentre l'addome è una costruzione mentale. Rising, falling are all just ideas in the mind. Salire e scendere sono tutte idee che sono nella mente. So, the path of practice moves us, and that is why we say in Vipassana we move from concept to reality. Il sentiero della pratica nella Vipassana ci porta dai concetti alle realtà. Okay? And that is why we also move from content to process. E allo stesso tempo ci muoviamo anche dal contenuto al processo. Okay, this is where the reality really is. Cioè dove si trova veramente la realtà. The concept is just a fixed overlay. Perché il concetto è soltanto questa cosa fissa che la Yes, ricopre. exactly, right? But underneath that concept there is something dynamic unfolding. Ma sotto questo concetto noi troviamo qualcosa di dinamico e sempre in divenire. Okay, so this is the invitation to contact more and more closely the real unfolding momentary phenomena that constitutes our real experience. Quindi l'invito è questo, di cercare di entrare in contatto sempre di più con questi fenomeni reali che sono sempre in divenire e che creano That constitute our real experience of the moment. che costituiscono la nostra vera esperienza in quel momento. Because we said yesterday or no, 2 days ago that if you want to understand about reality, you have to look there where it really is happening. Yes. Perché 2 giorni fa abbiamo detto che se vogliamo veramente capire la realtà dobbiamo guardarla lì dov'è. Yes. And it's only there in the momentary arisen phenomena that it actually is. E lei si trova soltanto lì nel momento in cui sorge il fenomeno. Okay. So this is just to give a kind of very brief overview of the whole picture. Allora, questo è per darvi una breve vista panoramica su questa questione. Now there are a couple of entrenched concepts, abstract concepts that I just want to look at briefly. Allora, adesso ci sono questi due concetti astratti che voglio guardare brevemente. So one is this concept of time. Uno è un concetto di tempo. This idea of past, present and future. Questa idea che abbiamo del passato, del presente e del futuro. Where is the past? Dov'è il passato? Where is the future? Dov'è il futuro? Where is it really? Dove sono veramente? Are they really? Ma sono reali? They're just an idea in the mind, no? È soltanto un'idea che abbiamo nella mente, no? We have these images we call memories and we somehow put it behind us. Ci sono queste cose che noi chiamiamo memorie e le mettiamo dietro di noi. And we have these images that are plans or imaginings about what is to come, and we put that in front of us. E poi ci sono queste immagini di cose che possono avvenire nel futuro e noi allora le mettiamo davanti a noi. Something the mind is doing. And È qualcosa che sta facendo la mente. what about the present? E invece riguardo al presente, Where is the present? dov'è il presente? What is it that we are act what is the present that we actually call the present? Che cos'è il presente che noi chiamiamo presente? Is it really the present? Cioè, è veramente quello il presente? Was it an experience of the immediate past?
o è l'esperienza di un passato, di un immediato, di un passato appena passato? Because how can where there's nothing in the present, it's a zero point. Perché nel presente non c'è nulla, è tipo il punto zero. I can't even say present, it's already past. It's too long. Where is it? There's so many presents in the present. Non posso neanche dire la parola presente perché è già passata, cioè ci sono troppi presenti nella parola Where presente. is the present? Can't find it. Dov'è il presente? Non riesco a trovarlo. Bhante Sujiva says if you really encounter the present, you'll be liberated. Bhante Sujiva dice: se veramente riuscite a essere nel momento presente, vi libererete. Because it's the zero point. Perché è il punto zero. Right? There's the Goldstein quotes this Portuguese poet Fernando Pessoa. Goldstein cita Fernando Pessoa, che è un poeta portoghese. So he says, I thought I remembered it, but I don't. Just look. Yes. So Pessoa writes, Live, you say, in the present. Live only in the present. Vivi solo nel presente. Vivi, voi dite, solo nel Voi presente. dite di vivere solo Solo nel nel presente. presente. Live, you say, in the present. Okay? Ok. Live only in the present. Vivete nel presente. Yes, vivete solo nel Vivete presente, solo nel right? presente. But he says, but I don't want the present. Ma io non voglio il presente. I want reality. Voglio la realtà. So, present is just an idea. Il presente è soltanto un'idea. È Just another concept in the mind. un altro concetto della mente. The arbitrariness of this whole temporal organization is also become so obvious when we come to the last Saturday in March, and then arbitrarily the clock goes 1 hour forward. E quanto questa organizzazione sia creata e concettuale del tempo, lo possiamo capire per esempio quando a un certo punto a fine marzo, da una domenica a un lunedì, cambia l'ora, cambia di un'ora il tempo. Just arbitrary, eh? È arbitrario. Yesterday it was 6, today it's 7. What does it mean? Ieri erano le 6, oggi sono le 7, ma cosa significa? You get caught up in the fixedness of this idea, but it's not really real. E noi rimaniamo catturati da queste idee, ma non sono reali, veramente, non sono veramente reali. There's the story of the acrobat Ugasena. E c'è la storia di questo acrobata, Ugasena. No. Hey, I haven't marked the page, so. So Ugasena is this acrobat. Yes, Ugasena is this acrobat, very highly trained acrobat in the time of the Buddha. Ugasena era un acrobata veramente molto bravo e ben addestrato che c'era nel tempo del Buddha. And he had this long bamboo pole. E aveva questo lungo palo di bambù e And he would stand with one leg on the bamboo pole. stava con una gamba sola in cima. Poi And then he would flip in the air and do somersaults and return back on the pole. saltava in aria, faceva un po' di capriole e ritornava in equilibrio sul palo. And once when he was there, the Buddha gave him, Buddha passed and recognized his potential and gave him an instruction. E una volta che era lì sul palo, il Buddha stava passando e vide che lui aveva delle buone potenzialità, quindi gli diede He un'istruzione. says, let go what has gone before. E gli disse: lascia andare quello che è avvenuto prima, Let go that which comes after. lascia andare quello che verrà dopo. And then he says, let go of your hold in the middle as well. Allo stesso tempo lascia andare la tua presa su quello che c'è nel mezzo, Present, so-called idea of the present, huh? cioè questa idea del presente, Okay. And get beyond all existence. e vai oltre a tutta l'esistenza.
And in that moment, Ugasena's mind was released from all his cankers. E in quel momento la mente di Ugasena venne liberata da tutte le contaminazioni. Means he was an arant. E significa che divenne un arant. So, potential of the mind to recognize the really real. E questa è una, aveva una grande potenzialità della mente di riconoscere quello che era davvero reale. The ultimate reality. La realtà più ultima che c'è. Nibbana, the transcendent. Il Nibbana, la trascendenza. So, standing on that pole, na, in the middle, which is the present moment, and that's all he's got, and then the Buddha asks him to leave that also. E quindi mentre lui era lì su questo palo in equilibrio, il Buddha gli disse di lasciare andare anche quel momento presente. Leave that hold there also, and then the mind is freed. E quando, if it has the potential to recognize it. E quando l'ha lasciato andare, la mente si è liberata grazie al suo potenziale di riconoscere questa realtà. So, this is the concept of time. Questo è il concetto di tempo. Then there's this other concept of ownership. Poi c'è quest'altro concetto di proprietà. Mine. Mio. Mine. Mio. My body. Il mio corpo. My thoughts. I miei pensieri. My feelings. Le mie sensazioni, i miei sentimenti. My emotions, yes. Le mie emozioni. Yeah. My family. La mia famiglia. My house, my car, my things. La mia casa, la mia macchina, le mie cose. My country. Il mio paese. My place in the meditation room. Il mio posto nella meditazione seduta. My room. La mia stanza. What is this ownership? Che cos'è questa proprietà? A convention, no? È una convenzione, no? Something that we agree about. È qualcosa di convenzionale per tutti. Something that we agree about. Che yeah? Noi su cui concordiamo. So it is just useful to prevent conflict. È utile se vogliamo evitare dei conflitti. But in any intrinsic sense, is there such a thing as belonging? Ma in un senso intrinseco c'è qualcosa che può appartenere? There's such a thing. Cioè, for example, we say my place, no? In the room. Per esempio, diciamo il nostro posto qua nella sala. But at the end of the retreat somebody else will be sitting there. Alla fine del ritiro ci sarà qualcun altro seduto lì. It's not intrinsically yours, no? Non è vostro in modo intrinseco. Right? It's true of everything, no? E questo vale per tutto. It just means that we have exclusive use of something for a more or less temporary period of time. Vuol dire che noi abbiamo una visione esclusiva. No, di an exclusive use. Un uso. Yes. Ah, vuol dire che noi abbiamo un uso esclusivo di qualcosa per un certo periodo di tempo limitato. That's all it means. And it's because we agree about it. E questo funziona perché noi lo concordiamo, siamo tutti d'accordo. Yeah. Body also the same, no? Body also hold the anche, same. Anche il corpo è qualcosa del genere. Can you take it with you when you die? Quando morite lo potete portare con voi? It's obvious. It's just a vehicle. La risposta è ovvia, è soltanto un mezzo. So these concepts keep us caught up in things, keep us attached to things and keep us in a state of ignorance. Quindi sono questi concetti che ci tengono aggrappati alle cose, intrappolati in uno stato di ignoranza.
Because we take them to be really real. Perché noi li scambiamo per qualcosa di davvero reale, Whereas they are just conventions. mentre invece sono solo convenzioni, Useful. utili, Functional. funzionali, But with no intrinsic reality. ma senza una realtà intrinseca. Okay. Now we come to the mother of all concepts. Adesso giungeremo alla madre di tutti i concetti, che So that is this concept of the self è il concetto del sé. that keeps this whole wheel of samsara turning and turning and turning. Tiene in movimento questa ruota del samsara e la fa girare. So, what are we saying when we talk about what is this self? Allora, di che cosa indichiamo quando parliamo del sé? There's a sense, no? There's this sense that there's something abiding here. Allora, è come questo senso che qui ci sia qualcosa che dimora. Something that endures. Qualcosa che dura. Yes, same thing, the same was there when I was a child, then growing up, now and in the future also. So a concept of time is coming also. Una cosa che c'era quando io ero bambino e c'è anche adesso che sono cresciuto, e qui entra anche il concetto di tempo. It's this felt sense. It's this felt È sense. un senso che viene sentito, un senso di qualcosa che noi sentiamo. Yes. But is it real? Ma è reale? It's very deep and it can't be understood through a process of reflection. E questo argomento è molto profondo e non può venire compreso tramite un processo di riflessione. This is the most paradoxical aspect of the Buddha's teaching on non-self. E questo è l'aspetto più paradossale dell'insegnamento del Buddha sul non sé. Because it seems like it's the most theoretical of the three characteristics. Perché questa sembra tra le tre caratteristiche quella più teorica. But it's the only one that cannot be theorized about. Ma invece è proprio l'unica che non può essere teorizzata. Because suffering and impermanence we can understand in experiential conventional terms also. Perché la sofferenza e l'impermanenza noi in realtà possiamo capirle anche in un senso convenzionale. Yes, we all know about loss and pain and suffering and grief and sorrow. Cioè, in qualche modo noi sappiamo della perdita, della sofferenza, del dolore. And we know in a kind of superficial way that things are changing. Quindi anche in modo superficiale noi abbiamo questa conoscenza delle cose che Day cambiano. passes into night. I giorni diventa la notte, The seasons change. le stagioni The cambiano, body ages. il corpo invecchia, le Things break. cose si rompono. We have an idea. We think that they are experientially understandable, these two characteristics. Cioè, per noi è comprensibile che queste due caratteristiche siano comprensibili con l'esperienza. But non-self seems like some kind of philosophical idea. Ma il non sé invece ci sembra un'idea in qualche modo filosofica. But it is not at all that. Ma non lo è per niente. It is the experience. So when you ask Bhante Sujiva, what is non-self? E quando si chiede a Bhante Sugiva che cos'è il non sé, His answer is always reality. la sua risposta è la realtà. It's an experience. È un'esperienza. It's only comprehensible as an experience. È comprensibile solo tramite l'esperienza. It cannot be reflected about because the mind doing the reflecting thinks of itself as a self.
Non ci si può pensare sopra perché se la mente riflette su questo, riflette su se stessa, sta pensando a un sé. La mente che rifletta sulla questione Sulla ha questione. questa idea di un sé radicato dentro di se stesso. You see, the idea of the self is in the mind. The mind with that idea of the self cannot contemplate on non-self. It can't be done. E quindi la mente con l'idea del sé al suo interno non può contemplare il non sé. It can't understand that. Non può capirlo. Yes? So this is non-self is an experience. Quindi il non sé è un'esperienza. And that comes through the deepening experience of the ultimate reality, which is reality. E questa esperienza avviene grazie all'approfondirsi della conoscenza delle realtà ultime che sono realtà. So, the Buddha says that this sense of a self is an illusion. Il Buddha disse che questo senso di un sé è un'illusione. In the Tibetan tradition, also with Jeff Goldstein, the metaphor is of a rainbow. Nella tradizione tibetana, come dice Goldstein, c'è questa metafora di un arcobaleno. Is the rainbow something real? L'arcobaleno è qualcosa di reale? Or is it just an appearance due to the coming together of complex interactions? Oppure è semplicemente qualcosa che compare, grazie a un'interazione complicata di varie cose? So it is a coming together of certain things, and there is an appearance of something. But is it something? Quindi ci sono delle cose che avvengono insieme e questo compare. E questo dà l'apparenza di qualcosa che non è realmente reale. It's just an appearance of something. Yes? So this is the same with the self. E questo succede anche con il sé. This is the same with the self. Okay? So what are the coming together? Through the coming together of what does the appearance of the self arise? Allora, questa apparenza del sé avviene per via di quali condizioni che si mettono insieme? And this, the Buddha says, is the coming together of the five aggregates. E il Buddha dice è per via del fatto che cinque aggregati compaiono insieme. When these five aggregates come together, and they come together in every moment of existence, Quando questi cinque aggregati sorgono insieme e sorgono insieme in ogni momento dell'esistenza dissolving again in the moment after, e dissolvendosi poi l'istante and successivo, arising a new group of aggregates arising anew in the next moment, e poi risorge un nuovo gruppo di aggregati e dissolving in their turn. che si dissolve subito. And this process of arising and ceasing of the five aggregates in a continuous flow gives the experience or the appearance of a self. Ed è questo continuo sorgere e scomparire dei cinque aggregati in questo flusso che crea questa idea del sé. Okay, self is an appearance that is due to these underlying phenomena. Quindi il sé è questo fenomeno che compare per via di questi cinque aggregati sottostanti. Yes, the Buddha says, no, wrong book. So he says, just as with an assemblage of parts, the word chariot is used. È soltanto il riferimento a varie parti assemblate insieme che viene usata la parola carro. So when the aggregates exist, Quindi quando gli aggregati esistono, there is the convention of being. c'è la convenzione che esista un essere. Okay. So let us look at how this happens in a kind of deep way.
Allora, adesso andiamo a vedere come succede questo in modo un pochino più profondo. The five aggregates, first of all, what are they? Allora, prima di tutto, quali sono i cinque aggregati? E And what does it mean, what do we mean by aggregate? che cosa si intende per aggregato? Okay, so these aggregates in the Pali, the word is kanda, La parola in pali per aggregato è kanda, which means a heap or a bundle. che significa cumulo, una massa. So these are five accumulations. Sono cinque accumulazioni, cumuli. E How do we accumulate them? come li accumuliamo? Through a process of continuous clinging. Grazie al nostro processo di continuo attaccamento. So that is why they are the five aggregates of Ed è clinging. per questo che si chiamano i cinque aggregati dell'attaccamento. Okay? So there is this accumulation, these five accumulations of what? Quindi ci sono questi cinque cumuli, di che cosa? C'è So there is the Rupa Kanda, il Rupa Kanda, che that is materiality. è la materia. C'è There is Vedana Kanda, il Vedana Kanda. which is translated as feeling, but it's not feeling. Che viene tradotto come sensazione, ma non sono It is the sensazioni. affective quality of experience. È una qualità affettiva dell'esperienza. A seemingly minor thing of utterly crucial significance. A seemingly minor thing of crucial significance. Yes. Una cosa apparentemente insignificante, Di una significanza di cruciale. un'insignificanza cruciale. So, these are the Vedana. We'll talk up, so the reason I give this talk today is because in the following talks we will observe by way of the aggregates. Allora, Vedana è un altro argomento molto importante. Il motivo per cui oggi sto parlando di questi cinque aggregati è perché nei prossimi giorni li tratteremo tutti. Okay, so today I just introduce them. Quindi oggi li sto introducendo. So there's the Rupa Kanda, which is materiality, there's the Vedana Kanda, which is the affective quality of experience. Quindi c'è Rupa Kanda che è la materia, il Vedana Kanda che è questa qualità affettiva della nostra esperienza, Sanya There is Sanya Kanda, Kanda which is perceptions. che è la percezione, There is Sankara Kanda, Sankara Kanda, which is the volitive formations of the mind. che sono le formazioni volitive della mente. That is to say, the kamma generating activity of the mind. Che vuol dire il kamma generato dall'attività della mente? Yes, ok. The kamma O no? generating, l'attività della mente che Che genera la kamma. ok, l'attività della mente che genera il kamma. Yes, ok. Just to be a little precise, yeah? And then there is the consciousness aggregate, E poi l'aggregato della coscienza. which is also easily misunderstood because we think of consciousness as some single monolithic thing. Che spesso viene interpretato male perché noi pensiamo alla coscienza come un'entità monolitica. Whereas what we are talking about are the six sense-based consciousnesses, I will explain another day. Mentre invece si sta parlando delle sei coscienze dei sensi, di cui parlerò appunto uno dei prossimi giorni. Okay, so this is the aggregate of consciousnesses. Quindi è più corretto dire l'aggregato delle coscienze. So these are the five heaps of things. E questi sono i cinque cumuli di cose. Okay, and we accumulate them through this process of continuous clinging. Noi li accumuliamo tramite questo processo di continuo attaccamento. Now, the Buddha points to three mechanisms, which are, yes, so let us see. The Buddha points to three mechanisms. Allora, il Buddha indica tre meccanismi. Okay, so this is in Pali,
Tanamanaditti. In pali sono tana, mana e ditti. Okay, so this is craving, conceit and views. Cioè la brama, la presunzione e le visioni, non la And visione del mondo. it is this in these three mechanisms that the sense of self is located. E in questi tre meccanismi viene vista questa idea del sé. Okay. And they are all three mechanisms arise exclusively in relation to the five aggregates. E tutti questi tre meccanismi sorgono in una relazione esclusiva con i cinque aggregati. Let us look at them. Adesso li guardiamo. So, by conceit is the deepest of these. Allora, il più profondo di questi è questa presunzione. Well, conceit and craving, but conceit is the deepest of these. Cioè la presunzione e la brama, però parliamo della presunzione. So the conceit is the I am conceit. La presunzione è la presunzione del io sono. Okay. Where does this conceit come from? Da dove viene questa presunzione? So, owing to dependence, friend Ananda, comes the conceit I am. Dovuto alle dipendenze, sorge questa presunzione io sono. Not without dependence. Non senza dipendenze. Depending on what comes the conceit I am. E dipendendo da cosa sorge questa presunzione del io sono? Depending on form. A causa della forma, cioè Rupa, materiality, di rupa, la materia, a Dependent on feeling. causa delle sensazioni, Dependent on perceptions. della percezione, Formations, sankhara. dei sankhara, cioè delle formazioni mentali, e Dependent on consciousness. a causa delle coscienze. There comes the conceit I am. Da queste cose viene questa presunzione dell'io sono. Not otherwise. Altrimenti non avverrebbe. Okay, so in relation to the five aggregates, the conceit I am arises. Quindi questa presunzione dell'io sono sorge in relazione ai cinque aggregati. Okay, but now the matter becomes very subtle. E adesso questa questione diventa veramente delicata. Because the conceit I am goes very deeply. Perché questa presunzione dell'io sono ha una portata molto profonda, va molto in profondità. There is the sutta of the elder Kachana. C'è questo sutta Yes, dell'anziano Kachana. dell'anziano Yes, the Kachana. elder Kachana. Kachana is a monk and he is dying. Kachana è un monaco e sta morendo. I'll simplify, huh? I'll just summarize. And the other monks send somebody to ask him questions. E gli altri monaci mandano qualcuno a fargli delle domande. And they ask him, "Are you getting better or are you getting worse?" E gli chiedono: la tua salute sta migliorando o stai And he says, "No, peggiorando?" it's getting worse." Lui dice: sto peggiorando. And then he says, "Have you completed the work of liberation?" E gli chiedono: hai completato il tuo lavoro per la And he liberazione? said, "No, I have not completed the work of liberation." E lui risponde: no, non l'ho ancora And so completato. then they say, "What is the problem?" E gli chiedono: perché? Qual è il problema? Oh, in relation to which of the aggregates is the problem? Il problema è in relazione a quale dei cinque aggregati? And he says, in relation to none of the aggregates is the problem. Lui risponde: il problema non è in relazione a nessuno dei cinque aggregati. E Right? So now I try and read this little bit. Yeah? So he quindi. says, I move the page.
So he says, what I said is true, I am not an arahant. Quello che ho detto è vero, io non sono un arahant. But this is my position. Ma questa è la mia posizione. I do not see any of the aggregates as mine. Io non vedo nessuno degli aggregati come se fosse qualcosa di mio. Or as myself. O come il mio sé. But I have a residual subtle conceit, am, a subtle desire as I am. Ma c'è, ho ancora una sottile presunzione di io sono, una sottile brama per essere io, per me. So the conceit I am is not without the aggregates. Quindi la presunzione dell'io sono non avviene senza gli aggregati. But it is also not in the aggregates. Però nello stesso tempo non è neanche dentro gli aggregati. Right? He gives a simile. E dà una similitudine. He says, just as friends, there is a smell in a lotus. Amici, è come quando c'è un odore che viene dal fiore di loto. Whoever says that the smell comes from the petal or from the color or from the filament, is he speaking correctly? Se qualcuno dicesse che questo odore viene dal gambo o dal petalo o dal del colore, del fiore, parlerebbe in modo no, corretto. Non fiore, eh? No, so no. Delle parti, yeah? So dei pistilli. Pistilli. Yes? He says, would you be speaking correctly? Starebbe parlando in modo corretto. And the others answer, no, friend. E gli altri rispondono no. Then he asks, Kachana asks. E quindi lui chiede ancora. Then how can one explain it properly? Quindi come ci si può spiegare in modo appropriato? One has to say that it is the smell of the flower. Bisogna dire che è l'odore dell'intero fiore. That is all that one can say about it. È l'unica cosa che può venire detta riguardo a questa cosa. Right, it's a very subtle thing. Quindi questa è una cosa molto molto sottile. This subtle scent or sense of a felt self. E questo sottile aroma, fragranza del nostro sé che noi sentiamo. Yes. That is not in any of the aggregates. Che non è in uno degli aggregati in particolare. But is also not without the aggregates. Però non può avvenire senza tutti gli aggregati. And only an arahant does not have it. E solo un arahant non ce l'ha. Okay. This is the conceit I am. E questa è la presunzione io sono. Okay. Then of course there is the process of craving which becomes the clinging, mine. Poi naturalmente c'è il processo della brama che è quella che poi diventa questa mente che si aggrappa e si attacca. So it becomes mio, right? E poi questo diventa mio. Yes, it's my body, my feelings, my formations, my consciousness, etc. Quindi il mio corpo, le mie sensazioni, le mie percezioni, le mie formazioni, la mia coscienza. And the third, so that is the tanha, yeah, the craving. E questa è tanha, la brama. And that it concretizes in the clinging. Che si concretizza nell'attaccarsi. Yeah. Even here, there is clinging only in relation to the five aggregates. E anche in questo caso questo attaccamento avviene solo in relazione con i cinque aggregati. Because they are everything, they are the ground of our existence. Perché gli aggregati sono tutto il terreno della nostra esistenza. What would we cling to? A che cosa ci attacchiamo? If there were not the five aggregates. Se non ci fossero i cinque aggregati non ci sarebbe niente. Right? And then there is this question of views. Poi c'è questa questione della visione. And this is a kind of opinion or an idea. Visione nel senso delle opinioni che abbiamo, le idee che abbiamo. And the Buddha asks, how does this identity view come to be? Il Buddha chiede come. Or actually, the monks ask the Buddha, how does this identity view come to be?
I monaci chiedono al Buddha come sorge questa idea dell'identità. So, Venerable Sir, how does identity view come to be? And the Buddha says, Here, monks, Il Buddha dice, allora, qui i monaci, the uninstructed worldling, la persona comune che non è istruita, che unskilled in the Dhamma, non è abile nel Dhamma, regards form as self, guarda alla forma come un sé, or self as possessing form. oppure al sé come a un possessore della forma, Of form as in self? o alla forma che si trova dentro al sé, Good. Or self as in form? o come al sé che si trova dentro alla forma. Okay, and the same with feelings, perceptions, formations and consciousness. La stessa cosa con gli altri aggregati. So these four ideas develop. Quindi si sviluppano queste quattro idee. One is that I am my body. Una è che io sono il mio corpo. Okay, that is the first one. È la prima. Form as self. La forma come un sé. Okay, the second one is one of possession. La seconda è quella del nostro. Self as possessing form. This body is mine. La seconda è quella del possesso, quindi questo corpo è mio. Okay, the third is form in self or self in form. There are two modalities. So the self in form, you can think of the idea of the soul in the body. La terza è quella della forma nel sé o del sé nella forma, cioè per esempio c'è un'anima dentro al corpo. In the text they say like a jewel in a casket. Nei testi viene detto c'è un gioiello In a treasure box, yeah? In a treasure nel box. baule. Yes? And then the fourth one is that the form is in the self, as though the self were some expanded consciousness of which the body is just a part. Yeah? Il 4 è che c'è un sé nella coscienza. No, Yes, no, sì. c'è questo grande sé di cui Un grande il sé. corpo è solo una parte. Yeah? Ok. Okay? Come una grande coscienza cosmica di cui no, No, non. Poi so I don't know c'è un exactly, corpo but che sta yes. Yeah? dentro. So, like a sense of Ok. an expanded self of which the body is just one part. Ok, quindi questa sensazione di un sé molto espanso di cui il corpo è una piccola The form parte. is in the self. Yeah? So these are the four ways in which the identity view is built up. Okay? And now, due to this constellation of conceit and craving and views, this sense of self inheres. Allora, ed è grazie a tutta questa costellazione quindi di visioni del sé, della presunzione, Yes, the conceit, the craving and della the views, brama yeah? riguardo alle visioni che viene creato il nostro Yes, sé. this construct of the self Ok, comes che viene about in relation to the costruito five questo sé. aggregates, right? So there's actually a mechanism of selfing going on moment to moment. Quindi in realtà in ogni momento c'è questo processo di creazione del nostro sé. Okay, now the result is this. Il risultato è questo. Okay. So he says, suppose monks, Allora, monaci, supponete che a dog tied up on a leash was bound to a strong post or pillar. A dog tied up with a un leash, cane yeah? legato con un guinzaglio Yes, was tied up to a strong post or pillar. è legato a un palo ben piantato. It would keep on running and revolving around that pole or pillar. E lui probabilmente continuerà a correre girando intorno a questo palo. So too the uninstructed worldling. E questo è quello che fanno anche le persone comuni che non sono istruite. Yeah, regards form as self. Vedono la forma come un sé, Feelings as self. le sensazioni come un sé, Perceptions, volitions, consciousness. la percezione, la volizione, la coscienza come un sé. Just keeps running and revolving around form, feeling, perception, consciousness, E formations. continuano a correre, girando intorno a queste percezioni, coscienze, sensazioni, eccetera. As he keeps on running and revolving around, he is not freed from them.
E dato che si continua a correre intorno a queste cose, non si può essere liberi da queste. And not being freed from them, he is not free from birth, aging and death. E non riuscendo a liberarsi da questo, non si riesce a liberare dalla nascita, dall'invecchiamento, dalla morte. Not freed from sorrow, lamentation, pain, grief, dejection and despair. Non si libererà dalla pena, dalla lamentazione, dalla sofferenza, dalla disperazione. This is the condition of samsara. Questa è la condizione del samsara. Of your and my condition. Vostra e la mia condizione. Revolving around the five aggregates since timeless time. E che continuiamo a girare intorno a questi cinque aggregati da tempo immemore, Accumulating suffering. accumulando sofferenza. Oh. To stop or go on. Maybe I say one more, two more things. Fermarsi o andare avanti. Very briefly. Why does suffering accumulate? Allora, perché la sofferenza si accumula? Cling to what is always changing is likely to be a source of suffering or happiness. Questo continuare ad afferrarsi a qualcosa che è sempre in cambiamento è una fonte di felicità o di sofferenza? Che What do you think? cosa pensate? Suffering now? Because the ground on which you are basing your existence is continually disintegrating under you. Perché la base sulla quale voi fondate la vostra esistenza continua a disintegrarsi sotto i vostri piedi. So this is the radical sense of impermanence that the Buddha is pointing to. E questo è il senso radicale dell'impermanenza che ci indica il Buddha. And what we have to see for ourselves through our meditation practice. Ed è anche quello che noi dobbiamo vedere da noi stessi, grazie alla nostra pratica di meditazione. Because it is seeing in this way Perché, vedendo le cose in questo modo, that the possibility to liberate ourselves from the clinging arises. che può sorgere la possibilità di liberarci dall'attaccamento. To see for ourselves that what we are clinging to. Vedendo da noi stessi che quello a cui noi ci stiamo aggrappando Is in a state of continuous disintegration. è in uno stato di disintegrazione continua. So when the Buddha asks us to contemplate in terms of the five aggregates, he asks us to contemplate in terms of the impermanence of the five aggregates. Quindi quando il Buddha ci dice di contemplare le cose nei termini dei cinque aggregati, ci sta dicendo di contemplare i cinque aggregati nei termini della loro impermanenza. And that is what we will now look into aggregate by aggregate in the coming days. E quello che faremo nei prossimi giorni, parlando di un aggregato alla volta. E Okay, starting with the body tomorrow. domani inizieremo dal corpo. Okay. I finish with one last thing. Finisco con un'ultima lettura. So this is the Buddha's sermon to the five ascetics. Questo qua è stato il discorso del Buddha che ha dato ai cinque asceti. The second. Il
Il secondo The discorso. first was on the Four Noble Truths. Il primo era quello che è sulle quattro nobili verità. Okay. And it is the teaching on non-self in regarding to the five aggregates. Questo è appunto l'insegnamento del non sé, a riguardo dei cinque aggregati. Dice, He says, monk's form is non-self. monaci, la forma non è un sé. For if monk's form was self, this form would not lead to affliction. Se, monaci, questa forma fosse un sé, non vi condurrebbe all'afflizione. And it would be possible to determine form. E sarebbe possibile determinarla. Let my form be thus, let my form not be thus. Che la mia forma sia in questo modo, che la mia forma non sia in questo modo. Because form is not self. Ma dato che la forma non è non sé, Form leads to affliction, la forma conduce all'afflizione. and it is not possible to determine. Non è possibile determinarla. Let my form be thus, let my form not be thus. Non si può dire che la mia forma sia così o che la mia forma non sia così. Then he asks, What do you think, monks? Is form permanent or impermanent? E poi chiese, cosa ne pensate, monaci? La forma è permanente o impermanente? Impermanent, È they say. Yeah. impermanente. He says, Is what is impermanent suffering or happiness? E chiese, ciò che è impermanente è sofferenza o è felicità? They say suffering. E loro dissero, è sofferenza. Is what is impermanent suffering and subject to change fit to be regarded thus? E chiese, e quindi ciò che è sofferenza e che è soggetto al cambiamento è degno di essere guardato in questo modo? And now we get the three forms of identity making. This is mine. E qua dà le tre forme della identificazione. Questo è mio, That is the craving, huh? che è la brama. Okay. This I am. Questo sono io, That is the conceit. che è la presunzione. And this is myself. That is the view. E questo è il mio sé, che è questa visione. And the monks answer, No, venerable sir. E i monaci rispondono: no, signore. Okay, and so he says, therefore, monks, any kind of form. E allora lui dice: monaci, ogni tipo di forma, Whatsoever, yes? qualunque tipo di forma, Whether past, future or present, che sia passata, presente o futura, internal or external, interna o esterna, gross or subtle, sottile o grossolana, inferior or superior, superiore o inferiore, far or near, lontana o vicina. all this should be seen as it really is. Tutte queste devono essere viste per quello che sono veramente. This is not mine. Queste non sono mie. This I am not. Queste non sono quello che sono io. This is not myself. Queste non sono il mio sé. Seeing thus, Vedendo questo, monks, the instructed noble disciple becomes disenchanted. i nobili discepoli che sono istruiti, divengono disincantati. Disenchanted with form, Sono disincantati riguardo la forma. with feelings, with perceptions, with formations, with consciousness. Becoming disenchanted, he becomes dispassionate. Ed essendo disincantati, si distaccano. Becoming dispassionate, through dispassion, his mind is liberated. E grazie al distacco la mente viene liberata. When it is liberated, there comes the knowledge, it is liberated. E quando è liberata, si presenta la conoscenza del fatto che la mente è libera. There is no coming back to any state of being. Non c'è più nessun ritorno a nessuno stato di esistenza. È That is what the Blessed One said. questo che disse il benedetto. And while this discourse was being spoken, Mentre lui faceva questo discorso, the minds of the monks of the group of five la mente dei cinque monaci The minds of the monks of the group of five were liberated from the taints by non-clinging. fu liberata dalle
catene grazie al non attaccamento. Realization of Arahantship there and then. Hanno realizzato in quel momento la condizione di Arant. Ok, we stop here. E ci fermiamo qui.